tutto quello che è creativo ed ha a che fare con la ricerca creativa ha un che di italiano, e per me dipende moltissimo dalla nostra cultura, però anziché sederci sopra dovremmo provare a proiettarla nel futuro. Sono Simone Merico e sono uno dei managing partner di Balich Worldwide Shows. Sono un ingegnere, però sono un ingegnere che ha la fortuna di lavorare con le emozioni, che penso che sia un grandissimo privilegio. Insieme ai miei soci, Marco Balich e Gianmaria Serra, sono più di 20 anni che giriamo il mondo cercando di emozionare attraverso quello che facciamo e cercando anche di sfidarci su nuovi formati e intrattenimento dal vivo. Noi ci definiamo ingegneri delle emozioni. Quello che ci differenzia nel mondo è che noi abbiamo sempre un'attenzione enorme verso il lato emotivo di quello che facciamo. Tutte le storie che raccontiamo cercano di toccare il cuore delle persone. Sarà che siamo italiani, sarà che siamo passionali, sarà che è questo il nostro modo di comunicare, forse nella nostra natura. Quando all'interno di una location come questa, uno stadio bellissimo, vediamo delle persone che piangono, riusciamo a farle piangere, ma non dalla tristezza, per fortuna, ma dall'emozione, pensiamo di aver fatto un buon lavoro. Noi ci occupiamo di experience design, noi facciamo grandissimi eventi, facciamo eventi classici, lavoriamo sul live, tutto quello che è intrattenimento ma anche comunicazione live, che va dalle grandissime cerimonie olimpiche agli eventi di lancio di brand esclusivi a exhibition a show, anche show permanenti, a costruire master plan emozionali su progetti di real estate fino all'albero della vita, quindi la creazione di icone che parlano e che siano molto rappresentative e che non siano soltanto un simbolo. Non abbiamo la pretesa di essere degli artisti, ma in qualche modo siamo dei creatori di, diciamo, icone fotografabili e comunicabili e che intrattengono le persone che le vedono. C'è una frase bellissima di un grandissimo uomo di marketing che diceva: chi ha detto che la cultura deve essere noiosa e l'intrattenimento non può essere culturale? Questa è una riflessione che noi internamente abbiamo fatto, che ci ha portato a fare un progetto di spettacolo permanente, il primo spettacolo che voleva essere permanente in Italia, a Roma, che era Giudizio Universale e i Segreti della Cappella Sistina. The Last Judgment. E quindi noi abbiamo detto: perché non provare a portare nel mercato turistico italiano, partendo dalla città emblema che è questa città, un contenuto di intrattenimento che parlasse una lingua semplice ma che spiegasse attraverso uno spettacolo che però fosse anche divertente ed emozionante qualcosa in più alle persone che vengono a visitarci. Così è nato il progetto di Artainment, avevamo messo insieme appunto arte e intrattenimento, che se vuoi i puristi possono averlo criticato perché era una sporcatura. Noi ci siamo divertiti ad usare la tecnologia per spiegare alle persone in maniera emotiva qualcosa di più di un genio totale come era Michelangelo. Abbiamo fatto 300.000 spettatori quell'anno, è stato il più alto numero di spettatori per un unico spettacolo a Roma.
Giudizio Universale è un format immersivo dove noi abbiamo rivestito l'auditorium della conciliazione a 270 gradi, cioè quindi completamente rivestito. Abbiamo acquisito 4 tera di immagini in alta definizione della Cappella Sistina, cioè ogni metro quadro in alta definizione, con la collaborazione scientifica dei Musei Vaticani, perché noi volevamo dire la verità, cioè anche se la poppizziamo, però comunque quello che raccontiamo deve essere reale, deve corrispondere, deve darti qualcosa. E sostanzialmente era un viaggio all'interno della bellezza, dove lo spettatore, seduto senza occhialini 3D, completamente immerso in queste immagini, riviveva il percorso e la tensione artistica di Michelangelo nel costruire quel progetto incredibile. Era un tuffo di un'ora all'interno della bellezza. Noi ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma è questo poi che noi ci siamo, io dico sempre, noi forse non ci rendiamo più conto che il fatto che siamo così stilosi, che abbiamo così gusto, che siamo così invidiati, tra virgolette, è perché siamo cresciuti nel bello e per noi è scontato, ma non lo è in verità. È qualcosa che ci rende diversi dagli altri, che possiamo mettere al servizio non solo di noi stessi, ma anche di altri popoli, di altre nazioni, per raccontare loro stessi con un angolo che forse solo noi abbiamo. Arte e intrattenimento è un linguaggio che secondo noi è molto futuribile per questo nostro mondo. Quindi abbiamo lavorato con Sting, abbiamo lavorato con Susan Sarandon, la voce di Michelangelo di Pierfrancesco Favino, abbiamo cercato di dargli un tono alto, di usare tutta la qualità che abbiamo scoperto nel mondo per fare un progetto che fosse nostro. L'evento ha proprio come nel suo DNA il fatto di far leva sul lato emotivo. Pensiamo all'influsso del digital adesso, no? A me piace dire sempre che quando succedono cose anche molto belle online ti mancano dei sensi, non hai il profumo, non hai il tatto e non hai il gusto, hai la vista e l'udito che ti suscitano, certo sono comunque dei sensi importanti, ma non sei completo. L'evento ha questo in più, ha che oltre alla vista e l'udito riesci a scambiare, riesci a sentire. L'opportunità del linguaggio è una grandissima opportunità oggi, soprattutto per le nuove generazioni. Tu non puoi raccontare le grandi opere d'arte o la nostra storia a un ragazzo di 15 anni se non ti abitui a parlare col suo linguaggio, che non significa snaturare quello che vuoi raccontargli, significa semplicemente trovare il codice per raccontarglielo nella maniera giusta. E fidatevi, quando glielo racconti nella maniera giusta, lo prendono anche molto, molto di più di quanto ti aspetteresti. E tra l'altro abbiamo fatto delle serate con i clochard, abbiamo fatto delle serate emotivamente molto intense, gli abbiamo fatto fare una cena bellissima e li abbiamo immersi nella bellezza. L'anno scorso abbiamo fatto le cerimonie dei Giochi Panamericani a Lima. I Giochi Panamericani sono il terzo evento più importante del mondo come numero di spettatori. Prima ci sono le Olimpiadi, poi ci sono i Mondiali di calcio e poi ci sono i Giochi Panamericani. Quello che noi facciamo è arrivare con grande umiltà e non è sempre scontato. Il segreto di quello che noi facciamo è che arriviamo là sempre prima, andiamo a parlare con la gente, cerchiamo di uscire dai luoghi comuni. Come tu vedi il Perù non è come il Perù vede se stesso. Quindi cerchiamo di capire come loro si vedono e come loro si vedono proiettati nel futuro. E il secondo punto fondamentale è che cerchiamo di integrare i talenti locali. Integrare i talenti locali significa non solo prendere talenti creativi a bordo, e noi abbiamo lavorato sulle cerimonie con i più grandi talenti dal nostro punto di vista che esistono in Perù, ma integrare anche le persone che lavorano in questo settore in Perù. Questo per lasciare una legacy, per non arrivare e dire vado, prendo un budget, costruisco una cerimonia e me ne vado. Ma vado, capisco, entro nella loro anima, provo ad entrare con tutto il rispetto possibile, cerco di parlare di loro come loro parlerebbero di se stessi, gli do gli strumenti per organizzare un grande evento in uno stadio così grande e poi gli lascio però una parte di legacy, gli lascio un'eredità.
E il risultato di tutto questo è che nel nostro ufficio a Milano lavorano più di 25 nazionalità diverse, cioè alcuni dei più bravi li abbiamo portati a lavorare con noi. Rispetto all'Expo di Milano, noi ci siamo occupati soprattutto di due cose. Marco, il mio socio, è stato il direttore creativo del Padiglione Italia, di Palazzo Italia, del Padiglione Italiano. Oltretutto siamo stati anche la società che ha realizzato, creato e come dire, gestito e prodotto il progetto dell'Albero della Vita. La parte più bella del Padiglione Italia è stato creare la stanza degli specchi, questa specie di stanza dove c'erano dei video girati apposta in altissima definizione di punti italiani, magari anche meno noti, ma molto belli. E le pareti, e il soffitto e il pavimento erano tutti di specchi, per cui tu entravi dentro ed eri inondato da un rimando di colori, di bellezza, semplicemente bellezza. Rispetto invece all'Albero della Vita, è stato un progetto che Marco ha combattuto tantissimo per averlo. Noi siamo stati sempre convinti che serve un'icona, serve qualcosa di fotografabile, un regalo alle persone che si portano dietro, un simbolo di qualcosa che hai visto e che attaccato a quello ci mette tutto il resto. Noi non volevamo fare un'opera d'arte, volevamo fare una macchina scenica, uno strumento di comunicazione. L'Albero della Vita parlava, aveva uno show, è stato il più fotografato in quel mese, quasi più dell'Albero di Natale, è stato top 10 di Instagram in quel periodo. Ed era il punto di unione delle persone che per 10 minuti mettevano il naso all'insù e sognavano. L'essere umano, secondo me, secondo noi, avrà sempre bisogno di socialità. Quindi il concetto dello stare insieme, di provare emozioni, di vedersi, di fare esperienze, è un concetto che non può tramontare, non ce la farà mai, è insito nella nostra natura. Che dobbiamo usare il mondo digitale o tecnologico? Sì, ma dal mio punto di vista, per quello che facciamo noi e che vogliamo sviluppare noi, è usarlo per amplificare un'esperienza dal vivo. L'esperienza dal vivo, soprattutto in questo periodo, può essere più safe? Sì. Puoi utilizzare la tecnologia per farlo? Sì. Puoi sostituire un'esperienza digitale a un'esperienza live? Dal mio punto di vista no. Noi amiamo usare la tecnologia per amplificare un'esperienza dal vivo, non per sostituirla o cambiarla. Io uno stadio vuoto non lo riesco proprio a concepire. Se fosse vuoto solo per la nostra intervista sarei anche onorato. Siccome so che è vuoto da un po', mi fa tantissima malinconia, non tristezza, malinconia. Penso che tutto questo si riempirà di nuovo. Io sono un cuor contento, sono un positivo e ce la... Non voglio dire la frase classica ce la faremo, ma tornerà. Magari con dei codici diversi, con l'esperienza ampliata perché la tecnologia ci aiuterà, ma tornerà. Non esiste, questo prato verde tornerà a ridarci quello che è giusto che ci dia. Thank you.